Io appunto nel libro ho citato anche cose proprio più evocative. Io ho citato la coccoina, che per molti è l'unico stupefacente, io sono tra quelli che hanno, diciamo, assunto in vita propria, perché la coccoina era il massimo che tutta la vita mi sono concesso. C'è tempo ancora, eh. Beh, speriamo di cominciare adesso, fa tristezza e lombrichi ignudi, come dicevo. E il cubo di Rubik, che esce nel 1980, lo Shanghai, che è quel gioco, vi ricordate, dei bastoncini. Poi mi sono messo un gioco che non so chi di voi si ricorda, più o meno quelli dell'età nostra, che si chiamava Lie Detector, che era un gioco in cui bisognava indovinare un assassino, c'era cioè una cosa, bisognava, insomma. E le canzoni, perché? Perché i film, i giornali, ho scoperto, perché ho fatto lungo lavoro, le cose da mangiare. Per esempio, una delle mie vittime è stata la direttrice del museo della Perugina, la quale mi rendo conto anche delle cose. Questa qui sentiva, dice, c'è Beltroni al telefono, ancora magari pensando. E io la chiamavo, dice, mi scusi, ma il carro armato Perugina, quando è che ha smesso di essere prodotto? E quella gentilmente mi rispondeva. La Coppa Olimpia, il Ciocorì. Ho scoperto per esempio che le figurine dei ciclisti del Corriere dei Piccoli erano disegnate da Guido Crepax, cosa che non immaginavo, in effetti, però a rivederle erano talmente belle che dovevano essere disegnate da uno bravo. Perché? Perché tutti questi sono delle Madeleine, come diceva Proust, no? Cioè sono delle specie di agenti evocatori della memoria. Noi, se ci metti davanti a degli oggetti con i quali siamo cresciuti, ma non solo degli oggetti, ma anche dei momenti, c'è il calcio, c'è molto il ciclismo, c'è una tappa del Giro d'Italia del 63 che si incontra da parte dei ragazzi. Perché? Perché la nostra storia è fatta di questo, perché quando devi usare la memoria devi mettere dei punti di approdo. Un'altra cosa, mi ha fatto piacere ieri leggere un grande elogio di questo libro sul Secolo d'Italia. Mentre il giornale Libero, il giorno stesso in cui è uscito, lo hanno distrutto, a prescindere, come diceva Totò, in questo paese non è che conta chi l'ha scritto, sei di sinistra ti massacro, qualche volta è vero anche il contrario. Invece il Secolo ieri, per la penna di uno dei suoi intellettuali insomma, autorevoli, si chiama Luciano Lanna, ha scritto un articolo molto bello di attenzione nei confronti del libro e del racconto della storia. Per cui, da un certo punto di vista, il fatto che ci sia un nome e un cognome dietro questo libro toglie qualcosa, però consente anche di avere un punto di osservazione forse più attento da parte dei giudici, diciamo così. Il calcio, perfino Proasca, no, chi di voi si ricorda Proasca, un giocatore dell'Inter che poi quando va alla Roma vinse Parla un perfino interista tra i più lo sfegatati. scudetto con la Roma. Ci sono alcune formazioni della Juventus, però uno degli eroi gioca con la maglia di Corso. Mi viene in mente questo, Walter, due anni fa, nel trentennale sì, del 77, Repubblica, fece sul sito internet una fotogallery, disse mandateci le vostre foto del 77, no? E immagino che i colleghi di Repubblica, gli amici di Repubblica, come mi aspettavo io, si aspettassero manifestazioni, assemblee, cioè, non arrivò nessuna foto politica, nessuna, tutte foto, questa è la quinta ginnastica, gloriosa quinta liceo, io e mia moglie siamo stati quell'anno, con mio padre, c'era una foto bellissima di un ragazzo giovanissimo con la barba che alza un bambino in aria e dice, la didascalia diceva, questo è mio padre il giorno che emigrò in Germania, cioè quello che aveva mandato la foto alla Repubblica era il bambino sospeso in aria, quel ragazzetto giovanissimo, 20-25 anni. Allora mi colpì che mentre noi, diciamo, politici, giornalisti, uomini dei media, abbiamo sempre l'idea di vivere la vita in politica, no? Cioè che è sempre l'avvenimento pubblico. Quando tu alle persone normali, anche se poi persone colte come lettori di Repubblica, cioè gli dici mandate le vostre foto del 77, tutti mi mandano la dimensione privata, no? Abbiamo forse esagerato nel guardare, a leggere il tuo libro sembrerebbe che tu oggi in qualche modo rimpiangi di non aver dato più peso alla dimensione personale. No, io dico questo, cioè è la prima volta nella storia, diciamo, della società contemporanea, se vogliamo metterci dentro il Novecento, questo nuovo millennio, questo nuovo secolo e millennio,
che noi abbiamo la possibilità di usare con orgoglio e serenamente il pronome noi. Le dittature usavano il noi per schiantare l'io e la cultura liberale si afferrava all'io come strumento di rivolta contro un noi che veniva considerato assorbente di tutto, cioè il fascismo e il comunismo dicevano noi e dicendo noi dicevano tutti e chi non era era fuori. Oggi noi abbiamo la possibilità di dire noi liberi dall'ideologia, ma se non diciamo noi siamo morti, siamo morti. E quel noi è la giusta dimensione dentro la quale si iscrive l'io. Io non so a voi, ma noi siamo circondati da valanghe di moscerini d'io. La gente parla prevalentemente di se stessa. A me capita sempre più spesso di incontrare gente che parla e non ascolta. Io non so se, però forse invecchiando mi capita di più, o perlomeno lo osservo di più. Tu parli e vedi nell'occhio della persona che non sta pensando a quello che tu dici, sta pensando a quello che lui ti dirà, o che lei ti dirà, perché è del tutto disinteressata la tua storia. Se c'è una cosa bella della vita, in fondo la politica, perché abbiamo cominciato a far politica? Io, perché volevamo vivere insieme agli altri, perché se no ce ne stavamo a casa e gridavamo degli slogan dentro casa, pensando che avrebbe cambiato il mondo, invece il mondo nel bene e nel male l'abbiamo cambiato perché ci siamo ritrovati tutti insieme. In quella dimensione c'era la soddisfazione del nostro io. Oggi la società tende a dirti, lo spirito del tempo, diciamo che la società è un'espressione astratta, tende a dirti lascia perdere, ma chi te lo fa fare di stare a coltivare la relazione con gli altri, di ascoltare gli altri? Sei tu il problema, sei tu la soluzione del problema, sei tu l'oggetto. Sei tu il soggetto, parla di te stesso, occupati di te stesso. Io, dice a Curzio Maltese, l'intervista che abbiamo fatto, mi pare, con lui a Repubblica, gli ho detto una cosa a cui credo sinceramente, che nella mia vita ho visto tante persone affermate di successo che passavano le loro giornate, i loro pomeriggi dagli psicanalisti. E ho visto tanti missionari sorridenti, missionari laici o cattolici sorridenti, ci sarà una ragione. E la ragione è molto semplice, guarda, non è retorica questa, io lo dico sulla base della mia esperienza di vita. Facendo il sindaco ho imparato questo. La meraviglia della vita è cercare gli altri. Perché è bello leggere? Perché è bello vedere un film? Io ieri sera sono stato a Venezia a vedere il film del mio amico Peppuccio Tornatore, che è un film bellissimo, perché poi, diciamo che vieni da quella terra, immagino ti piacerà molto, è una grande storia, emozionante, quelle storie, quelle immagini adesso sono dentro di me, ci resteranno, poi ogni tanto verranno richiamate, ma non ho vissuto solo la mia vita, ho vissuto la vita di tutti i film che ho visto, di tutti i personaggi dei libri che ho letto, delle persone che ho incontrato, la meraviglia della vita è questa. Io a un certo punto del libro scrivo, ascoltare è un atto rivoluzionario oggi, e ne sono assolutamente convinto, ascoltare la storia degli altri. Io in campagna elettorale, oltre alle manifestazioni, andavo a pranzo a casa delle famiglie. Questo, tu hai detto che io ho scritto, diciamo, rilassato, non so se sia proprio l'espressione più giusta per il mio stato d'animo nel momento in cui ho scritto, ma una delle cose di questi giorni, io poi passo sopra a tutto, ma che mi dà, insomma, mi sembra più ingiusta tra le diverse cose ingiuste, è quella di dire che noi abbiamo esercitato un modello, come posso dire, leaderistico, e veramente sono andato in giro in 110 piazze, mi sono quasi ammazzato, ci ho quasi rimesso la salute. Andavo a casa della gente e andavo a ascoltare le loro storie, a casa dei, in Sicilia a casa dei pescatori, in Umbria a casa dei piccoli artigiani, per sentire, per essere pezzo di questa grande comunità. E se noi non ritorneremo anche noi collettivamente ad essere questo, perché anche noi siamo invasi da questo virus dell'io, se noi non ritorneremo a coltivare questa dimensione collettiva e a coltivare anche un razionale sogno collettivo, un realistico sogno collettivo, noi non daremo a questo paese l'alternativa della quale questo paese ha bisogno, anche dal punto di vista politico, culturale, civile. Gli altri sono la dimensione unica dentro la quale la vita di ciascuno trova uno specchio. Faccio un esempio, poi questa è la risposta. La sicurezza.
ci sono posti in Italia dove ancora si esce di casa e si lascia la chiave attaccata. Perché? Perché ci sono più telecamere? Perché ci sono le ronde di Maroni? O perché c'è un tessuto di solidarietà per cui il mio vicino di casa è mio amico? E se succede qualcosa me lo dice, se succede qualcosa mi protegge. La storia italiana è fatta così.